ma ci fu ben poco da fare. Allora, poiché nei tempi di questa Lia egli aveva già riempito la sua casa in un modo quasi impossibile, fece una proposta. Invece di ospitare in casa mia questo amico qui, sabato, cosa ne dici? Io ospito Lia, le do un lavoro, aiuta la mia famiglia. Però io la aiuto, se dura per poco questo aiuto, per amore di Lia, sabato si decise a fare svuotare casa sua. Fu il massimo gesto di amore che poteva avere per costei. Ma le cose divennero difficili, perché a un certo punto io fui costretto, dopo di aver svuotato casa e di avergli costruito i mobili, quindi avendo reso abitabile e anche con dei mobili costruiti apposta quell'appartamento, e Lia non ci voleva andare. E sabato non sapeva più cosa comportarsi, come comportarsi. Allora voleva parlarle. E Lia non voleva, non accettava questa chiacchierata da parte di sabato. Si era chiusa in casa, in una delle stanze di casa mia, e a sabato che bussava, no, vai via da casa mia, qui non entri. Insomma, costui, che era il suo benefattore, non poteva neanche avere la grazia di una chiacchierata con lei che si barricava a casa sua. Allora intervenni io. Lia, questa non è casa tua, è casa mia. E se sei qui è perché sabato sta facendo il possibile e l'impossibile per te. Almeno è giusto che tu parli con lui. No, non voglio parlare con lui. Lia, non puoi disporre così tu di questa situazione. No, niente. Guarda Lia, apri, perché altrimenti io non ti ospito più. Il mattino dopo se ne andò, ma non volle dare al povero sabato neanche la soddisfazione di dirgli grazie, ho capito che tu lo facevi per me. Insomma, il tempo passa, io da Milano mi trasferisco a Saronno e sabato mi viene dietro a Saronno. Io qui ho la disponibilità di 3 vani separati. C'è una stalla, c'è una cucina in cui mi sono sistemato come la mangiatoia, e un locale al piano alto. E io ho ceduto a sabato il piano alto, che ci vivesse dentro come voleva lui. E nel frattempo era vicino a me e a mia madre, che instupidita dal morbo di Alzheimer nemmeno lo riconosceva più. Eravamo 3 diseredati, venuti qui proprio come l'immagine di un nuovo Dio trinitario costruito non sul successo, ma sull'insuccesso di me, architetto costretto a fallire 3 volte, di mia madre, grande maestra, instupidita dal morbo di Alzheimer, e sabato, instupidito dagli elettroshock, ma instupidito per modo di dire, perché il suo spirito era sveglio, pronto, pronto a dare tutto se stesso, e lo dava ora a me e a mia madre. E un giorno mi confessò: Romano, io non so com'è questa storia. Quando ero giovane io andavo dietro a tuo padre. Ora che sono vecchio, e io ho 8 anni più di te, vengo dietro a te. Non capisco come mai. Ma
sabato sapeva e sentiva che l'essenza mia e di mio padre era la stessa cosa. E questo è il motivo per il quale è stato il sabato per mio padre e il sabato veramente di Dio per me. L'amico fidato, disperato, disgraziato, che non sapendo cosa fare d'altro per me, mi ha fatto e dato l'impossibile. E è morto stando in casa mia. Un anno in cui, mentre eravamo andati sul passo della Cisa e abitavamo in un appartamentino preso in affitto per un mese, il giorno di il 15 agosto del 1999, eravamo arrivati a una condizione di attrito, perché non voleva andare a dormire. Io gli avevo dato una stanza con un letto matrimoniale, gliel'avevo sistemato, gliel'avevo messo a posto, e lui dormiva in cucina. Allora cercai di fare un'operazione di forza con lui. Sabato, non puoi dormire qui in cucina. Tu tieni a disagio me, che so che non dormi bene, non riposi. Vedi come sei inciucchito ora. E lui, così ingrugnito, non mi rispondeva e voleva stare lì in cucina. Allora a quel punto, per costringerlo proprio, gli misi di fronte un'alternativa, scegliesse lui. Sabato, o sei qui insieme a noi e ti comporti qui, visto che sei come noi e non come a Saronno, in cui c'hai una stanzetta in cui fai quello che vuoi, qui cerca di vivere in modo da non creare negli altri del disturbo, perché ti assicuro, tu non mi fai dormire in pace sapendo che tu dormi male. Allora vado via. Solo che non andò via, si fermò a dormire sulle scale e poco prima di mezzanotte ebbe bisogno di andare a gabinetto, scese in strada, fece quello che doveva e poi, appena entrato nel portone e chiuso il portone, cadde in terra stecchito, morto. Fu trovato intorno alle 2 di notte da chi, entrando, aveva in ceppo alla porta, perché c'era il suo corpo per terra. Venne la proprietaria alle 2 di notte, mi svegliò, io lasciai mia madre che dormiva e andai giù. Cosa c'è? C'è il suo amico morto per le scale. Furono chiamati i carabinieri. Il povero sabato fu impacchettato dentro quella grossa busta in cui fu chiuso con una lampo e poi verso le 5 del mattino andai su in casa. E lì sabato, che era stato il mio ultimo allievo della scuola di filosofia della fisica che avevo a Saronno e con il quale avevo tenuto tanti discorsi sulla morte, che non c'era da aver paura perché era solo un passaggio, entrato lì cominciò a segnalarsi a me attraverso mia madre. Mia madre, che non aveva sentito nulla, si svegliò alle 5 quando io ritornai e si volse verso di me, mi mise una mano tra i capelli e me li tirò in alto e, guardandomi negli occhi, mi disse: ma è vivo o morto? E poi lo chiamò 3 volte. Perché questo gesto di mia madre? Perché in una delle sere precedenti, quando mia madre era già a letto, io, nel tentativo di portare sabato a letto, gli dissi: ti devo trattare proprio come un bambino, te. Adesso vediamo se non vieni a letto. E lo presi così per i capelli e lo tirai. Si lasciò andare e io dovetti mollare la presa. Ebbene, dall'aldilà
Ora, agendo su mia madre, che per la malattia che aveva era mezza viva e mezza morta, e la parte che era di là era più vigile di quella di qua, dall'altro lato di là fece questo accordo con Sabato e lei si comportò come Sabato, perché chi si rivolse a me mettendomi le mani in testa e tirandomele, ed era materialmente mia madre, era Sabato, che ora, vedendomi afflitto, mi prendeva in giro, dicendo: tu che mi hai fatto tante di queste chiacchiere sull'aldilà, ma perché ti abbatti così? È vivo o morto? Ebbene, mia madre, che non lo conosceva più, mia madre nel lato di qua, per quel momento lo vedeva, tanto che lo chiamò 3 volte. E il giorno dopo, e fu l'ultima volta che mia madre fece da filo conduttore tra me e Sabato, mi chiamava sempre, andava all'estero, andava di qua, andava di là, e alle 5 del mattino, di mezzanotte, alle 3, mi telefonava: Roma, come vai? Come stai? Stai bene? Sì. Ebbene, il mio amico Sabato riusciva, è riuscito a telefonarmi anche dall'aldilà, usando mia madre come un filo di telefono. Il giorno dopo, mia madre, rivolgendosi verso di me, mi disse: lui si voleva sposare. Ecco il perché Sabato non voleva dormire in quel letto matrimoniale. Egli avrebbe voluto sposare ora una rumena che aveva conosciuto in Romania, e dormire in un letto matrimoniale lui da solo, che non era riuscito a combinare nulla praticamente nella sua vita, per lui era un'angoscia mortale, più mortale ancora di uno stare seduto a dormire su una poltrona. Ecco, la cosa più straordinaria è stata che mi ha messo in condizione di mandarmi un saluto dall'aldilà. Prima che andassimo sul passo della Cisa, un giorno venne da me e mi portò un rollino fotografico. Mi disse: Romano, tieni qua. Cos'è? Ah, mi è successa una cosa. Io ero lì, seduto con i miei sacchetti, delle persone mi hanno visto e con la macchina fotografica mi hanno scattato delle fotografie. Io ho protestato e ho chiesto il rollino e loro me l'hanno dato. Ecco, lo affido a te. Ma dico: perché Sabato? Perché lo dai a me? Tienilo lì. Ma come? È roba tua? Lo vuoi sviluppare? Lo vuoi fare? No, 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 tienilo lì. E io, non sapendo cosa farmene, lo tenni lì. Quando tornammo dal passo della Cisa, e oramai Sabato era morto, e io stavo finendo un libro che dovevo presentare e donare nel convegno della fine del tempo, fatto a Saronno il 24 di ottobre del 1999, e volevo donare questo libro, dissi a me stesso: che peccato che non ho una foto di Sabato, perché il libro io l'ho dedicato a lui. E poi ci pensai: ma no, c'ho quel rullino. Lo sviluppai e c'era la foto di un Sabato che saluta, e nel retro si notano tutte scritte d'amore. Il mio Sabato si è messo in condizione di mandarmi un saluto di amore anche dall'aldilà. Ditemi voi